alcuni mesi stanno circolando su internet delle notizie su un presunto terremoto che dovrebbe avvenire a Roma l'11 maggio 2011. Questa previsione è attribuita a Raffaele Bendandi, di cui parleremo più tardi, e è basata su un allineamento di pianeti che si verificherà più o meno in quei giorni. Oggi vediamo con i nostri esperti cosa c'è di vero in questa previsione. Per oltre 60 anni, Bendandi si interessò alla previsione dei terremoti, affinando via via un metodo, da lui calibrato, sui terremoti del passato. Egli riteneva che la principale causa dei terremoti risiedesse in particolari configurazioni delle posizioni dei pianeti e della Luna rispetto alla Terra, che rendevano massima la forza di attrazione gravitazionale complessiva di questi corpi celesti rispetto alla Terra. Non si tratta di un metodo inventato da Bendandi, e lui stesso probabilmente non sapeva che già dal 1874 uno dei pionieri della sismologia italiana e internazionale, Michele Stefano De Rossi, fece per oltre 10 anni correlazioni, cioè relazioni fra la frequenza dei terremoti accaduti in Italia e le fasi lunari. Centinaia sono i grafici tracciati da Bendandi e migliaia di tagli di giornali e di lettere che ne documentano complessivamente l'attività di ricerca. Ma fra queste carte c'è la previsione del terremoto di Roma del 11 maggio 2011? La risposta è no, come ci ha testimoniato la presidentessa dell'Osservatorio Bendandi di Faenza, attenta custode ed esperta delle carte bendandiane. Non esiste un simile documento. Professoressa Langorio, buongiorno. Buongiorno. Nella documentazione conservata nell'archivio e riferita all'anno 2011 non compare la data dell'11 maggio negli studi di Raffaele Bendandi e tantomeno il luogo dove si pensa e dove viene dichiarato esserci poi l'evento sismico. Al di là del fatto che Bendandi abbia lasciato o meno una previsione di questo terremoto dell'11 maggio 2011 a Roma, c'è da chiedersi, con le conoscenze di oggi e applicando lo stesso metodo utilizzato da Bendandi, se una previsione di questo tipo sia ragionevole. Le congiunzioni e gli allineamenti planetari dovrebbero oggi rappresentare solamente una curiosità per gli astrofili, per le persone che si dilettano nel guardare i pianeti con il telescopio. In realtà, come si può vedere anche dalla stampa, hanno ancora una grande rilevanza perché vengono spesso interpretate con un ruolo che può essere di ricaduta su quella che è la nostra vita. In particolare per quello che riguarda l'argomento di cui trattiamo ora, è interessante vedere che le congiunzioni, gli allineamenti planetari sono spesso chiamati in causa anche nel caso di terremoti o comunque di catastrofi sulla Terra. Nei prossimi mesi, aprile-maggio 2011, 5 pianeti saranno visibili ad occhio nudo in una posizione che è molto raggruppata in cielo. Questo è quello che in effetti corrisponde praticamente ad un allineamento, anche se non geometricamente perfetto. Chiaramente questo è un fenomeno non raro, ma abbastanza frequente nell'ambito dei tempi della vita umana, anche se il suo ripresentarsi nel cielo dà sempre una certa impressione. Quella disposizione del maggio 2011, della quale si parla frequentemente, si vede in effetti come un allineamento ideale di pianeti che vanno da Giove a Saturno passando per i pianeti interni, quindi per Marte e Venere. Se noi andiamo a guardare le conseguenze in termini di forze conosciute, quindi in particolare di forza di attrazione gravitativa, noi vediamo che in questa tabella sono riportati gli effetti prodotti dai pianeti rispetto a quello lunare. Se noi mettiamo ad 1, nell'ultima riga è rappresentato, la gravità che viene esercitata dalla Luna sulla Terra, e quindi diciamo la gravità relativa dei due corpi, vediamo che tutti gli altri, anche il gigante Giove, non hanno altro che un effetto che al massimo può arrivare all'1% di quello della Luna. Quindi questo ci fa capire come questi allineamenti, pur avendo una loro suggestione di carattere scenografico, non contribuiscono in maniera significativa per nessun effetto che abbia un'origine gravitativa. Se poi dovessimo considerare le maree, che sono dovute alla gravità, ma che in realtà hanno un effetto che è dovuto al gradiente della gravità, questi numeri diventano ancora più piccoli. Lo stesso Giove, che è appunto il pianeta
grande per eccellenza, arriva a pochissimi punti per milione rispetto a quello che è l'effetto dovuto alla Luna. Poniamoci il problema: questi allineamenti planetari hanno avuto una qualche relazione con i grandi terremoti? Questa situazione è una fotografia ideale che si sarebbe potuta fare il 28 dicembre 1908. Come molti forse ricordano, questa è la data del distruttivo terremoto di Messina Reggio Calabria. E qui è chiaro, in modo abbastanza evidente, che non c'è nessun particolare allineamento di questi pianeti. Se andiamo avanti, c'è il terremoto di Avezzano, qui abbiamo ricostruito la posizione dei pianeti in quell'occasione e anche qui non c'è nessun allineamento particolare. E lo stesso, anzi forse in maniera ancora più evidente, si può dire per il terremoto del Friuli. Andando avanti, il terremoto dell'Irpinia, il 23 novembre 1980, anche questo è avvenuto senza che ci fosse in cielo una particolare disposizione. E questa è la disposizione dei pianeti per il terremoto dell'Aquila, il terremoto del 6 aprile 2009. Quindi non c'è stata alcuna disposizione particolare dei pianeti che possa far pensare che ci possano essere relazioni fra questi due fenomeni.